un aiuto per il presente, ma la speranza per il futuro, di conservare il posto di lavoro, quella si affievolisce ogni giorno che passa. È, in sintesi, la situazione dei 47 lavoratori della SATA. Stamane, nel corso dell'incontro tra vertici aziendali e sindacati, la firma dei contratti di solidarietà. A caldo dopo l'incontro all'interno dello stabilimento metalmeccanico, nell'insediamento industriale di Pozzilli, il commento di Gianluca Falcone, segretario regionale FIOM. Stamattina alle 8 abbiamo avuto l'ultimo incontro con la direzione aziendale, la quale ci ha prospettato un futuro praticamente senza speranze, diciamolo. E abbiamo firmato un contratto di solidarietà che comprende una riduzione dell'orario di lavoro fino al 90%, ovvero sia i lavoratori che lavorano 40 ore a settimana si troveranno a lavorare 4 ore a settimana. Questo qua fino a luglio prossimo. Dopo, se non ci sono sorprese, se non ci sono nuove commesse, accadrà che c'è un altro anno a disposizione di contratto di solidarietà e dopodiché gli ammortizzatori sociali però finiscono. Non ci sono stati spiragli, non ci sono state prospettive, anzi si sono chiuse quelle finestre aperte all'incontro precedente. Tra l'altro la SATA, anche perché la SATA diciamo qua a Pozzilli, ma la sede principale è a Torino, e anche lì hanno seri problemi e stanno in cassa integrazione anche loro. E questo la dice tutta sul futuro della SATA. Attualmente non ci sono prospettive, non ci sono assolutamente richieste di altro personale al nord perché anche loro, come dicevo prima, stanno in cassa. D'altronde è una crisi enorme che sta colpendo tutto il settore dell'automotive e non lo so, vediamo che cosa succederà, però il discorso è abbastanza ampio, in cui la SATA c'è dentro fino al collo.